Buon salve, miei cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter e Westminster. Ragazzi, siamo di nuovo pronti per questo nuovo capitolo. Ragazzi, oggi dobbiamo incontrare Merdura. Io non voglio farlo. Io ho paura che Merdura ci voglia chiedere cose che non vogliamo fare. Nel mentre, ragazzi, sono per fortuna, e tra l'altro primo qui mai successo in vita mia, per questo abito orrendo, ma veramente osceno che c'è qui, ma non ci dobbiamo preoccupare. Nell'ultimo capitolo, ragazzi, siamo andati avanti con la missione di cercare dei draghi, imparare a, boh, fare cose con draghi. E il titolo di questo capitolo, non so se possiamo vederlo in qualche modo qui, c'era un modo per farlo, ragazzi, non mi ricordo esattamente come si faccia, ma c'è un modo per farlo. Non saprei come si fa. Comunque, dobbiamo incontrare Merdura. Il titolo di questo capitolo è stato tipo: Merdura non è considerata più come un'amica, qualcosa in più, cose strane. Ragazzi, io ho paura. Io ho veramente tanta paura che ci venga richiesto di essere più che amici con Merdura. E io, ragazzi, questo non. No. Questo proprio no. Non ti piacciono le forchette incrostate di lardo? Va a mangiare altrove! Scusi, strega, scusi, non volevo. Come vanno i tuoi dispetti? Procede tutta gonfie vele? Milton, abbiamo smesso di fare certe cose, quindi grazie dell'interessamento, ma no. Ancora tu? Stai diventando un abitué? Ma stia tranquillo, signor Aberforth, che non era mia intenzione. Ragazzi, una domanda, ma Aberforth è davvero il proprietario di testa di porco qua, di questo coso? Che io non me lo ricordo. Cioè, mi ricordo che sono andato in questo pub, ma non mi ricordo chi fosse il proprietario. Me lo sapete dire nei commenti, per favore? Grazie mille. Eccoci qua. Sei conosciuto da queste parti, Balboa? Quanto spesso vieni al pub testa di porco? Allora, Merdulina mia dolce e carina, beh, non voglio mentirle dicendo che è la prima volta che vengo qui, perché comunque non ha senso. Non abbastanza, no, perché non ci voglio tornare e sono qui anche troppo spesso. Buona parte del mio capolavoro di dispetto è nato tra questi tavoli, purtroppo, e non ne vado per nulla fiero. Non avrei mai pensato che frequentassi posti del genere. Ma perché non è una mia abitudine, cioè lo faccio perché sono un pirla, perché io, come Harry Potter e Hermione, anzi, penso che qui ci sia un po' più tranquillità. Ma, oh mio Dio, quella persona lì a sinistra con gli occhi bianchi mi fa un'ansia, mi mette. Io invece avrei pensato che tu frequenti proprio posti del genere. Guardate quei boccali di burro birra, ma sembrano puliti. Sviluppatori, dovevate farli sporchi però. Mi stupisci. Proprio ora che pensavo di conoscerti, Balboa. E quelle due luci vicine così non hanno senso nell'architettura. Vabbè. Ma sei stata proprio tu a proporre di venire qui, Merdula? Sei stata tu a proporci di trovarci qui, Merdula? Solo perché non voglio farmi vedere in giro per Hogwarts insieme a te. E non bastava andare nel corridoio quello infrattato? Dove voglio portarci Penny? Vabbè, lasciamo stare. Gli altri inizierebbero a pensare che siamo amici, anziché semplici colleghi apprendisti spezzincantesimi. Non mi dire che ora, oltre ad avere amicizia con Hagrid, posso fare amicizia anche con Merdula, perché veramente io non ho voglia di fare tutte queste amicizie, Cioè, sia chiaro. Oh, quale orrore! Allora, di cosa volevi parlare? Ma della sala maledetta, ovviamente. Hai detto che, preparati o meno, è tempo di escogitare un modo per entrarvi. Ok, detto questo, forse ci stiamo scampando il fatto che io e Merdula potremmo mai essere amici o qualcosa di più. Però, ragazzi, non è detta l'ultima parola, perché secondo me il peggio deve ancora arrivare. O almeno è quel che sembra pensare la Rakepig. Ha detto che ce ne avrebbe parlato dopo la nostra visita a Kettleburn. Quindi che cosa ci facciamo qua? Andiamo da Kettleburn, non stiamo qui come due pirla. Sì, io volevo parlarti prima di parlare con lei. Ho
Sai cosa aspettarti? Sei stato in più sale maledette di me. In quante sale maledette sei stata? Forse soltanto in quella al secondo anno dove l'abbiamo salvata, se non erro, vero? Nessuna, non è vero? Ragazzi, io mi ricordo benissimo che è stata nel secondo anno che ci ha beccati, che stavamo entrando nella sala. Ah no, ragazzi, era fuori dalla sala perché era dove c'era il ghiaccio maledetto, non nella sala, non l'avevamo ancora scoperta. Però ragazzi, questo discorso secondo me ci nasconde qualcosa. Allora dimmi, com'è entrare in una sala maledetta? Secondo me, ragazzi, c'è entrata anche lei, sapete? Ha una penna e un taccuino. Ti sei portata un taccuino? Per prendere appunti su quello che io ho da dire? Oppure una penna maledetta e cose simili? E allora? Non capisco. Stuzzicami rodula? Credo che significhi tipo, ah ma guarda, poverina, non è mai stata nelle sale maledette, ora vorrebbe imparare da me. Con sola merdura però non ha senso. Consolarla per cosa? Cioè ora la voglio consolare perché sono curioso. Voi fatemi sapere se voi l'avete stuzzicata cosa vi dice. Però, boh, merdura, è normale che tu sia preoccupata di entrare in una sala maledetta per la prima volta. Ma non mi sembrava preoccupata. Cosa? E chi ti ha detto che sono preoccupata? Infatti, è normale sentirsi tesi quando si entra in una sala maledetta. Voglio dire, è maledetta. Teso sarai tu, Balboa. Io non lo sono affatto. Io non la sono affatto, sviluppatori. E magari il posto di teso sarà teso. E allora ti sei portata quel taccuino per fare qualche scarabocchio? No. Magari se l'è portata per prendere appunti se diciamo cose importanti o incantesimi da ricordare? Al diavolo il mio stupido taccuino, non avrei dovuto portarmelo dietro. Infatti, cioè, Rocky, lascialo stare, ma cioè, non è importante. Merdula, se vogliamo sopravvivere alla sala e spezzare la maledizione, dobbiamo fidarci l'uno dell'altra. Ecco, bene. Lei ci ha detto che non voleva essere nostri amici, noi stiamo facendo amici. No, dai, Rocky. Va bene, sì, sono un po' tesa ad entrare all'idea di entrare in una sala maledetta per la prima volta. E se è questo quello che volevi sentire? Non volevo sentire questo, voglio sentire la verità, signorina, la verità. Sì, perché mi preoccuperei se non ti sentissi tesa all'idea di entrare in una sala maledetta per la prima volta. Beh, sì, hai detto una cosa giusta per una volta. Oh, va bene. E ti dirò come l'interno di una sala maledetta. Mi frega cosa c'è? Vabbè, ma credo ti sentiresti più tranquilla se io ti allenassi per cosa potremmo trovare là dentro. Allenassi? Non ha senso sta cosa. Tu, allenare me, la strega più potente di Hogwarts, che è stata battuta da me. Fatemi pensare, quante volte mi ha battuto Merdura? La prima volta quando, insomma, dopo poco l'abbiamo incontrata. L'anno successivo che ha chiesto la vendetta. Mi sembra anche una terza volta. Non mi ricordo se tre o quattro volte, ragazzi. Voi ve lo ricordate? Io ho la memoria, ciao, buona proprio. Prima di rifiutare la mia offerta, almeno sta a sentire cosa ho in mente. Un sacco di energia per noi? Per me, Merdula? Vabbè, tre ore, dai, ci si può stare. Salve signorina Merdula, vediamo un po'. Credi davvero di sapermi preparare per entrare nella sala? Sono stato in cinque sale io, bella. Potremmo far pratica di duello contro gli avversari impegnativi. Finché restiamo d'accordo che sono più potente di te, per me va bene. Ti ho sconfitto già 3-4 volte, Merdula. Facendo pratica di incantesimi insieme, diventeremmo entrambi più forti. Ma lei non vuole che io divento più forte. Voglio poter dire la mia riguardo al nostro allenamento. Sì, d'accordo, ma sono io che faccio le regole. Potremmo esplorare insieme un corridoio maledetto. Ma l'abbiamo liberato quel corridoio, quindi tecnicamente non è più maledetto. Promettimi che non lo direi a nessuno, Balboa. Sì, te lo prometto. A volte mi sento teso anch'io. Sì, ho un sacco di tensione sulle spalle. Avrei potuto chiedere a chiunque altro di aiutarmi, ma l'ho chiesto a te.
Perché io sono più bravo. Ogni sana maledetta è diversa. Aspettati di tutto. Non so se sono completamente d'accordo con le tue idee. E allora là è la porta. Oh no, ragazzo, è stato un pezzo. Ti sto spiegando le mie idee così come vengono. Magari non ho letto quel che succede. Energia gratuita grazie alla mod pixelmatto.it. Potremmo far pratica di duello contro... Ah, questo l'abbiamo già letto. Quindi ora io, ragazzi, io vado qui e userò solo questo sperando di riuscire a vedere quello che ho saltato. Ma non credo che ci riusciremo. Penso che lo farò... Cioè, che infatti, non ce la faremo. Ma ragazzi, voi l'avete letto perché potete fermarvi nel video. Io andrò a rileggermelo poi con calma ed eccoci di nuovo qua. Allora, che ne dici, Merdula? Ti lascerei preparare da me per entrare nella tua prima sala maledetta? Beh, se ci tieni così tanto, forse potrei lasciare che tu mi aiuti a prepararmi. Dovresti ringraziarmi per essere una mente tanto aperta. Grazie. Prego, Balboa. Allora, da dove iniziamo? Inizieremo in un corridoio maledetto. Io continuo a dire dov'è il corridoio maledetto, che le altre sale le abbiamo debellate. Se sappiamo dov'è il corridoio maledetto, ragazzi, sappiamo anche dov'è la sala maledetta. Ho deciso di portare me stessa e basta. Dai, andiamo a vedere questo corridoio maledetto. Cosa vuol dire ho deciso di portare me stessa e basta? E che altro dovremmo portare, ragazzi? Boh, vabbè, noi andiamo a preparare la fatina, perché per fare la seconda missione, quella secondaria, questa qui, bisogna portare al livello massimo sta zoccola, sta bella ragazza qui, la nostra cara amica di sgusto, e io non la sopporto. Io in queste fatte mi sono veramente antipatica, mamma mia, antipaticissime. Eccoci qua, mangiato tutto, buon appetito signorina mia, e prima o poi arriveremo al livello massimo. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Report Quest Mystery. Per oggi è tutto, mi raccomando di iscrivervi al canale, attivare la campanella, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa vi ho chiesto, e ovviamente salutiamo anche Borf. Ciao Borf! Per oggi è tutto, lasciate un bel mi piace qua sotto. Fatto. E... Misgatto! Mamma!